In Russia sarà Natale il 7 gennaio, secondo il calendario giuliano adottato dalla Chiesa ortodossa. Dunque a Mosca è un giorno feriale come tanti e il traffico è in tilt. L'inviata Marilu Lucrezio. Trionfo di addobbi e mercatini in città, ma il clima non è festoso, manca la neve. È il dicembre più caldo dal 1886, con temperature fino agli 8 gradi. Per noi Mosca deve essere tutta bianca, con meno 15 gradi. Abbiamo avuto anche meno 40. Non si può andare a sciare, passerò il Natale in una dacia, in campagna. Piste chiuse per mancanza di neve, anche quella artificiale si scioglie subito. Questa è la stazione di Nagornaia che domina Mosca. Il clima tiepido fa sbocciare anche i fiori. Ai giardini botanici di Mosca si ammirano Elleboro e Bucaneve, mentre allo zoo si sono risvegliati dal letargo persino gli orsi bruni. Strade affollate per gli ultimi acquisti e lunghe file ai magazzini GUM per mangiare il classico gelato sovietico dalla ricetta segreta. I grandi magazzini vennero costruiti con un decreto dello zar nel 1890. Diventati famosi nell'epoca sovietica, sono il punto di riferimento per turisti e abitanti. Aspettando Babbo Natale, che qui è sempre accompagnato dalla nipote Snegurochka, la fanciulla delle nevi, figura fiabesca, diventata famosa con i cartoni animati sovietici trasmessi in TV ogni anno a Natale. E ora la politica, dopo il via libera alla manovra, il premier Conte rilancia, guardiamo con fiducia al futuro. Nella maggioranza si apre il confronto sulla nuova agenda di governo. Centrodestra all'attacco, da questo esecutivo solo tasse. Paola Cervelli. A Taranto, dopo la visita all'ex Ilva, Conte cena ospite della Caritas. Il lavoro, l'impegno preso con una comunità ferita, dice il Premier, insieme alla salute, bene primario e dunque miglioramento ambientale. Obiettivi che si legano al rilancio dello stabilimento siderurgico e all'agenda per il prossimo anno. Il Premier è ottimista dopo il via libera alla manovra. La maggioranza a gennaio farà un punto, stilerà un